si accendono i riflettori sul terzo World Taekwondo Grand Prix in Cina, Taipei. Da oggi al 21 settembre Taoyuan sarà la casa dei migliori atleti della disciplina per una delle tappe del circuito internazionale più importante. Alla competizione partecipano i migliori atleti per ogni categoria olimpica selezionati tramite ranking. Tra questi sei azzurri alla caccia di una medaglia e di punti importanti verso Tokyo 2020, accompagnati dal direttore tecnico Claudio Nolano, sarà difficile, ma ci siamo preparati al meglio. Obiettivi. Un'estate non stop per gli azzurri che si sono interamente dedicati agli allenamenti in vista della seconda parte della stagione agonistica. Abbiamo seguito una preparazione ottimale, sottolinea Nolano, i ragazzi sono all'altezza della competizione. Da quando è stato istituito questo sistema qualificante per i giochi non abbiamo fatto incetta di risultati e ne siamo consapevoli, per questo restiamo con i piedi per terra consci che in Cina sarà tosta. Infatti, dopo il Grand Prix evento dell'anno al Foro Italico di Roma dove la nazionale ha ben figurato senza ottenere però medaglie, l'Italia è riuscita ad interrompere il digiuno che nel circuito durava dal 2015 solo nella seconda tappa di Mosca in Russia grazie al bronzo vinto dal 17enne Vito dell'Aquila. Il percorso che stiamo affrontando sta facendo maturare i ragazzi, continua Nolano. Passare il primo o il secondo turno in queste competizioni equivale già ad essere tra i primi 8 più forti al mondo e non voglio di certo mettere responsabilità maggiori sulle spalle di giovani come Vito che stanno promettendo bene. Quello che conta è combattere, farci vedere pronti e ottenere una buona prestazione. Punti importanti. È però ora di iniziare a fare i conti, le competizioni a punteggio sono fondamentali per il lungrado posto Grand Prix, vengono assegnati 40 punti. NDR così come migliorare la posizione nel ranking al fine di rincorrere la qualificazione per i giochi a 5 cerchi dopo la Cina. Valuteremo l'eventualità di selezionare chi sta andando bene dandogli la possibilità di partecipare a qualche Open per ottenere dei punti più facili da ottenere sul campo di gara. Oggi pensiamo solo a fare bene continuando a far vedere al mondo che il taekwondo italiano c'è, conclude Nolano. Gli azzurri, accompagnati, oltre che dal DT, dal team manager Carlo Molfetta e dal fisioterapista Alfonso Gargano, ecco i sei azzurri che saliranno sui tatami cinesi: Vito dell'Aquila -58 kg, Antonio Flecca -58 kg, Roberto Botta -80 kg, Matteo Milani +80 kg, Daniela Rotolo -67 kg e Cristiana Rizzelli -67 kg. Il programma prevede in gara 6 categorie di peso tra il 19-68 kg, -67 kg, +80 kg e il 20 settembre -57 kg, -58 kg, +67 kg F, per concludere con le ultime due il 21 settembre -49 kg, -80 kg.